questa donna gestisce, dirige il primo telegiornale nazionale, la cultura passa da te. E chi si? In Commission Calabria potremmo dare le nostre location alle tue produzioni, alle produzioni italiane, per venire qui, perché penso che ti sarà piaciuta questo pezzo di Calabria. Moltissimo, moltissimo. La luce è buona per girare? Fantastico. E allora, perché voi politici non vi mettete insieme a cambiare le cose? Questa è un'economia che dà da lavoro a tanta gente, lo dovete fare, vi dovete arrabbiare, vi dovete incazzare. Beh sì, a metà me lo merito, è anche merito di mia madre che ha fatto un ottimo parto cesareo, quindi purtroppo non sono parto naturale, però. Evviva Frank Mataro! Consegna a loro! Che bello! Rachele, Roberta, Sofia e Sole. Nasco timido, poi sono cresciuto e diciamo che combatto questa cosa. YouTube mi ha dato la possibilità di combattere la timidezza, perché li facevo nel salotto di casa mia. Io quando mi hanno detto scrivi il tuo film, sono andato su Google e ho scritto come si scrive un film. Perché non so impaginare un film, deve avere una struttura, si scrive carattere 12, Arial, non va presentato in un modo, no? Io buttavo le idee ma non sapevo. Grazie, prego. Ormai sono un po' d'anni che sono qua e devo dire che sono quasi tutti, non lo dico per plagiaria, sono dei bei film, comunque sono dei bei film. E se non ci fosse sto festival, probabilmente alcuni di questi film, come dicono loro, diventerebbero invisibili. La manifestazione è molto ben lanciata, molto ben gestita, la piazza risponde straordinariamente. Noi ci proviamo a dare un po' di visibilità, però appunto magari una convergenza di sforzi anche da parte delle istituzioni darebbe quel passetto in più. È un film inventato in montagna, una scena d'azione, un thriller particolare anche che guarda anche alle emozioni dei personaggi. I film hanno dei pregi e dei difetti e quindi si devono giocare una partita. La partita però va giocata, poi la puoi pure perdere. Quando tu non la giochi proprio in campo di distribuzione, cioè quindi quando tu devi guardare, cioè arrivi in quello che è il campo da gioco, cioè il pubblico, no? Dopo 2 anni di lavoro e non ti fanno giocare effettivamente la partita, e quello è molto doloroso.